primo tempo all'Olimpico, siamo sull'1-1 tra Torino e Roma in virtù delle reti di Osvaldo al 22esimo e Rolando Bianchi al 31esimo. Natalino Fossati, che primo tempo hai visto? Ma direi che la Roma ha iniziato un po' meglio del Torino, non a caso è andata in vantaggio, ha avuto anche prima di questa palla un'altra palla, non dico proprio gol come la seconda, però è stata pericolosa. Chiaramente il Torino ha avuto poi a un certo momento un po' le redini in mano, ha giocato un po' meglio, specialmente dalla fascia dove gioca Cerci, e guarda caso il gol è venuto con un bel gol di Bianchi, che finalmente qualcuno si ricrederà che i Brocchi sono altri e non un giocatore come Bianchi. Anche perché io sostengo sempre che se a Bianchi qualche cross gli arriva, qualche gol lo fa. Potrà anche sbagliarne qualcuno, però se li sbaglia vuol dire che è lì. Ti ho sentito dire infatti in diretta prima sul gol, hai detto cavoli, gli hanno fatto un cross e ha fatto un gol, quindi vedi che crossando prima o poi questo benedetto capitano la palla dentro la butta, insomma. Ma benedetto capitano, l'ha dimostrato più volte, io l'ho sempre difeso, come del resto avevo difeso allora Ferrante che qualcuno lo criticava. Se noi critichiamo giocatori che sono anche giocatori di non solo temperamento, ma certo temperamento, e poi dopo io conoscendo anche Rolando è un giocatore che ha attaccato la maglia, è chiaro che chi è che pensa solo che lui ha un ingaggio alto, che è il giocatore che guadagna di più, ma questo non sono mica affari miei o neanche del pubblico, a noi interessa invece che questo giocatore qui faccia i gol e che gli mettono i palloni come si deve. Non dimentichiamo che Bianchi è stato più volte in panchina, se qualcuno pensa che in giro ci siano dei giocatori molto molto migliori, e vadano a prenderli. Come va a finire Toro Roma Natale? Beh, io vedo che le squadre si rispettano sia in difesa che l'attacco, c'è qualche problemino a livello di centrocampo, però stiamo giocando. Mi aspetto un po' di più dalla parte sinistra nostra, dove c'è Santana e Masiello, dove praticamente qualche volta è l'anello debole, però credo che meno per noi e anche per loro un risultato positivo può andare bene. Certo, se noi vincessimo questa partita qui sarebbe un bel risultato, e magari chissà, magari da un rigore di Bianchi. Intervallo di Torino-Roma, siamo qui con Valerio Liboni, autore degli inni granata più belli forse della nostra storia. Ciao, e come hai visto questo primo tempo? Ho visto un Toro in salute e una Roma un po' spenta, secondo me ha trovato un gol tipo regalo, ma spero che nel secondo tempo il Torino riesca a vincere, perché secondo me ce la può fare a battere questa Roma e quindi a prendere questi tre punti che ci salverebbero definitivamente. Alla fine segna sempre il capitano, come tu sei un bianchista oppure uno contro Bianchi? Perché ci sono queste due parrocchie, noi i sostenitori di Bianchi alla morte e chi invece pro Ventura, perché sono poi due figure che tu dove ti collochi in questa diatriba? Assolutamente dalla parte di Bianchi, e anche se ringrazio il mister Ventura, se riuscirà a salvare il Torino, il suo gioco non mi piace, non mi diverte, mi annoia e il Torino ha perso troppe occasioni importanti per avere un tipo di gioco rinunciatario. Guarda la partita, io non ho visto alcune ultimamente, il gioco è sempre uguale, non ci sono mai sorprese. Io sono un bianchista e non trovo che Ventura sia quel grande allenatore, tutti i tifosi del Toro dicono. Come va a finire, Valerio? Va a finire che Ventura verrà riconfermato, il Toro si salva, il prossimo anno faremo un altro campionato mediocre come questo. E oggi invece come va a finire Toro Roma? Secondo me potremo vincere 2-1, me lo auguro perlomeno per stare tranquilli fino alla fine del campionato. Grazie.